Prima del match si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime del naufragio della Costa Concordia e per la morte dell'ex arbitro internazionale Angelo Amendolia. Prima palla gol della partita e per il Messina il colpo sotto di Grillo termina a lato. Ancora Grillo in evidenza all'undicesimo minuto, controlla bene con il sinistro, poi scarica la conclusione sulla quale Mauro si oppone, poi la difesa salva in calcio d'angolo. Alla prima azione offensiva Lacri realizza con l'ex Interreggio Mario Lacanna, nella circostanza bruciato sul secondo palo Fabrizio Lopiccolo. Il traversone in mezzo, spunta Lacanna, piatto destro sporco visto che il pallone tocca anche per terra, e poi la palla si infila alle spalle di Rossi Pontello. La reazione del Messina è veemente: al 19° minuto la punizione di Grillo, poi al 34° minuto arriva il pareggio del Messina grazie a questa bellissima torsione di Cocuzza. Palla sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Mauro, apprezziamo al rallenti la prodezza di Salvatore Cocuzza, miglior realizzatore del Messina con 6 centri. Oggi mancava lo squalificato Giorgio Corona, al rientro invece il capitano Carmine Coppola. Ancora Messina e ancora Cocuzza che prova a realizzare un minuto più tardi, la difesa dell'Acri si salva. Con le immagini siamo già nella ripresa, con il solito Cocuzza ancora in evidenza, viene murato in angolo. Sulla successiva azione però arriva il gol del 2-1, ci mette lo zampino ancora Cocuzza, l'ultimo tocco è però di Filippo che spedisce nella propria rete. Messina che quindi passa in vantaggio 2-1 al cospetto della vice capolista del torneo di Serie D, quest'oggi però non all'altezza della situazione. Il Messina mette il risultato in cassaforte già al 7° minuto, illuminante lancio di Coppola per il neacquisto Campanella, da questi verso Grillo che di testa insacca il gol del 3-1. Ottima la prova al debutto di Campanella, facile la finalizzazione di Simone Grillo che finalmente timbra il cartellino con la maglia del Messina. Partita che si ravviva, diciamo, dopo il quarto d'ora con i cambi di Ferraro, dentro Visciglia e Galantucci, prima Galantucci poi Visciglia. Calcia alto sulla trasversale, sono gli unici due lampi dell'Acri che poi rimane in 10 uomini. Al 28° minuto va a fare la doccia anticipatamente Filippo, doppio giallo per lui, quindi cartellino rosso mostrato dall'ottimo arbitro, il signor Gentile di Lodi. Messina che avrebbe l'opportunità di segnare il quarto gol, Cocuzza però non riesce a servire per bene Biondo, quarto gol che però arriva in pieno recupero ed è il giovane Lacorte a siglare il poker con il quale il Messina batte l'Acri 4-1 e il risultato finale festeggiato quindi il giovane 93 Lacorte. Sul finale di partita c'è gloria anche per Rossi Pontello, sua la parata sul colpo di testa a botta sicura di Alessandri. Il Messina continua il suo passo deciso in casa, quello odierno è l'ottavo successo su 10 partite. Adesso la squadra giallorossa domenica prossima a Lamezia contro il San Biase proverà ad infrangere il tabù trasferta.